Ecco, qua già in diretta. Non so. Sei già in diretta? Ah. Sei già in diretta. Tu quello l'angolo, no? Poi c'è, no, c'è la parrucchiera. Bravo, bravo. Quello lì era prima il tappetino, poi è diventato parrucchiera e poi adesso c'è la scala. Va bene. Esatto. Stavi sopra, vedi? Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti ad una delle tante serate che vengono tenute in questo bellissimo centro che è stato realizzato da qualche anno, Centro Fioravanti Serraino, che ahimè porta il nome di un nostro caro amico che non c'è più, e in queste serate riusciamo in qualche modo così, diciamo, a rievocare in senso laico quello che è anche il ricordo di Fiore. Io faccio semplicemente una piccolissima cosa iniziale, nel senso do il benvenuto a tutti voi, grazie della presenza, e questa è la prova di una collaborazione che stiamo realizzando, perché questo è un evento organizzato chiaramente con il patrocinio, con la disponibilità del comune di Aquara, dell'amministrazione comunale, a cui ringrazio per la disponibilità. E poi è una cosa organizzata un po' dalle varie associazioni, l'Associazione Culturale dell'Alveare, che sicuramente già conoscete, associazione vecchia, tra virgolette, per quella che è la realtà acquarese, e da una nuova associazione che da poco è entrata nel mondo culturale di Aquara, ha già tenuto un importante evento connesso ad una rassegna di pittura, che è l'Associazione Culturale La Tana del Coniglio. A queste due associazioni abbiamo la collaborazione anche di Beppe Serrelli, che chiaramente non c'è bisogno di presentare chi è Beppe Serrelli, e in particolare abbiamo anche la collaborazione, il piacere e il vanto di avere con noi qui Gaetano Marino, che sicuramente anche voi conoscete, e quindi è la prova di una collaborazione sia dal punto di vista delle associazioni, sia dal punto di vista di quello che è il tessuto sociale di Aquara, e in questo caso anche con un figlio di Aquara che vive dall'altra parte dell'Atlantico, e che riusciamo in queste piccole occasioni a poter trovare una sintesi. Quindi anche nei nostri piccoli centri è possibile realizzare degli eventi belli, semplicemente belli. Io non mi dilungo più, giusto per un saluto iniziale inviterei, facciamo prima col sindaco, un saluto da parte del sindaco. Diciamo giusto, visto che abbiamo tirato in ballo anche il sindaco, quindi è giusto un saluto. È nella Costituzione, non è questo. Non è un impostore, voglio dire. No? Potrei dire, visto questo, potrei dire come disse che De Gasperi a Parigi: è tutto contro di me, qua, tranne la vostra cortesia nell'ascoltarmi. Quindi mi trovo. Non è così. Però ti volevo dire, tu hai fatto bene a ricordare che abbiamo ristrutturato, perché c'eri anche tu, questo locale che era una pattumiera del paese, oggi è, voglio dire, ricordiamo anche questo, poi non è tutto oscuro quello che non luce. Non... No, infatti c'ero pure io in quell'amministrazione. I was diverso da I am, quindi però è diverso, che bene. Comunque ogni iniziativa che nasce è qualcosa che va sostenuta, aiutata, e bisogna applaudire, insomma, per cui fate questa cosa delle foto, è una cosa importante. Oggi la foto è Gaetano, è la testimonianza di quando la foto possa dare soddisfazione in tutti i campi, insomma, in ogni cosa. Io però per non essere, come devo dire, infruttuoso, volevo lanciare un'idea, questa che c'è Gaetano soprattutto, e volevo fare, l'anno prossimo vogliamo fare una grande campagna di comunicazione per portare più acquaresi vicini e lontani, per portarle per San Lucido l'anno prossimo qua, perché quest'anno abbiamo avuto delle varie persone che ci hanno scritto che vorrebbero venire, però ci vuole un momento di comunione, dico. E io ho visto una cosa che hanno fatto in un altro paese vicino, nel Cilento,
hanno fatto in questi giorni una maglietta dove ci hanno messo sopra, hanno voluto, come devo dire, testimoniare questa loro volontà di unire, insomma, di unire soprattutto quelli che stanno fuori, e gli hanno fatto questa maglietta con una frase sopra: il paradiso è qui ad Acquara. Io metto Acquara, ma è un altro paese. È andata a rubo questa maglietta perché è diventato un elemento unificante per tutti. Chi si sente, come avete fatto voi con la festa, eccetera, no? Questa maglietta perché lo possiamo mandare a tutti quelli come loro che stanno lontani, ma c'è tanta gente che sta anche in Italia che sono acquaresi a tutti gli effetti, mandarla per dire che questo è l'elemento unificante poi per ritrovarci tutti a San Lucido l'anno prossimo per fare qualcosa di molto, perché già quest'anno abbiamo avuto questa anteprima di una folta partecipazione. Tra l'altro noi non siamo stati in grado fino ad oggi di andare a San Lucido, dove dovevi cambiare la visita che ci fecero loro, adesso ci andiamo in modo che l'anno prossimo possiamo utilmente invitarli pure a loro, i calabresi di San Lucido, sì, sì, ma da noi, per fare veramente un qualche cosa di più partecipato, perché San Lucido è l'emblema, è la testimonianza di Acquara, è come dice anche la famosa canzone, gloria e splendore di Acquara, quindi non possiamo certo rinnegare la nostra storia. Tra l'altro vedo con Francesco, con i ragazzi, stamattina siamo stati nella chiesa madre e loro hanno fatto una cosa eccellente, proprio devo dire, io sono rimasto fuori dei panni, perché si sono infilati in un cunicolo tanto ci passano appena non ci sarei mai potuto andare, e qui hanno trovato queste tombe che stanno sotto l'altare della chiesa madre, hanno fatto un filmato, l'hanno fotografato, hanno testimoniato quello che hanno ritrovato, ed è una cosa importantissima. Abbiamo parlato col parroco, abbiamo parlato con la sovrintendenza, ci stiamo parlando con l'università, vero ragazzi? E quindi vogliamo cercare di trarne il massimo dell'attenzione su questo monumento, perché c'è una parte, il clero che è sepolto sotto l'altare, la parte i nobili, diciamo, venivano sepolti in fondo alla chiesa dove c'è quello del battesimo, le cose battesimali. Tra l'altro oggi siamo andati a vedere in chiesa, abbiamo trovato, penso che ve l'ha dato il parroco, abbiamo trovato l'atto di morte di Lucido di Stefano, che ha scritto quel famoso libro su Acquara, sulla Valle del Calore, e c'è scritto che è stato sepolto proprio in fondo alla chiesa, cioè, quindi stiamo facendo anche questo, voglio dire. Bene. Quindi, cerchiamo di guadagnarci la giornata. You are welcome. Grazie. Non so, Umberto, vuoi tu in rappresentanza della Tana del Coniglio? E poi... Buonasera, io rappresento questa neonata associazione, la Tana del Coniglio, però sto usurpando un po' il ruolo di Ozzana, la quale è la nostra specialista di fotografia. Sono qua per imparare delle cose nuove, perché di fotografia sono abbastanza ignorante, sono contento di mettermi sulla scia di Beppe Serrelli, di Gaetano Marino, e quindi siamo qui per imparare. Vogliamo capire un po' questo evento che direzione prenderà. La nostra è un'associazione appena nata, già abbiamo fatto un evento, però cercheremo di implementare le nostre attività. Acquara sta dimostrando di avere una vita culturale particolarmente vivace. Sono contento di essere affiancato da Arturo, che comunque dà sempre consigli preziosi, e quindi speriamo di godere di un'estate ancora più ricca e ancora più vivace. Grazie. Va bene, allora Beppe, a te la parola. Ma mi devo mettere in piedi qua. Come preferisci. Quindi entriamo nella parte sicuramente più interessante. Non lo so se senta. Io sarei più comodo se non posso stare seduto, è maleducazione. Mi Fa sentire l'età? No, io sono contrario, io e Gaetano siamo opposti a metterci là dietro, quindi perché ci sentiamo come se stessimo in una posizione di dominanza. Allora, diciamo questo qua, questa è un'operazione culturale in tutti i suoi limiti, che è iniziata con la mostra del fotografo muratore, che non so quanti ricordano. Comunque è stata una manifestazione che ha avuto un successo spettacolare, perché le stanzette erano strapiene di gente che si,
che cercavano di identificarsi nei personaggi che erano rappresentati da questo eccellente fotografo, di cui nessuno sapeva niente perché non è uscito fuori. Cioè, siamo accolti io e lui che abbiamo cominciato a... Noi abbiamo sviluppato questo tipo di cose, prima a casa mia e poi a casa tua, con mezzi rudimentali. Cioè, con, non so, capisci di fotografia, una vecchia lastra fatta negli anni 30 è un negativo di queste dimensioni, ed io e lui con un pezzo di plastica l'abbiamo illuminato da sotto, l'abbiamo fotografato per vedere come veniva in positivo. E man mano che guardavamo queste lastre uscivano fuori delle immagini che ci parlavano di una realtà che non conoscevamo, insomma. Ed erano caratterizzate una qualità fotografica enorme, notevolissima, per cui abbiamo deciso di scanalizzarle tutte, le abbiamo messe, le abbiamo stampate con l'aiuto della... e anche con la sua spinta, cioè sta qua Giuseppe, con l'associazione Lo Speaker, che ha messo la, come si dice, la mano d'opera, abbiamo fatto le cornici, no? Ma è stato un percorso utile, perché grazie soprattutto a lui, altrimenti non avremmo realizzato, credo, almeno con quella capacità, nel senso che lui viene dal... Io lo sfrutto perché io sono ho idee un po'... lo sfrutto, scusami, scherzo, nel senso che io sono di idee un po' semistrosse, molto... Lui invece viene dal centro dell'impero, è un tecnico che è cresciuto nella Grande Mille, è un esperto del convincimento, della capacità, è un fotografo, è un design, che sei, un art director. No, architetto no. Architetto, sono io che pronuncio l'inglese in modo pedestre. E quindi è un maestro del convincimento, del più grande sistema di... Però è anche un tecnico che sa le cose, per cui se non c'era lui io non capivo come si fa la cornice, come si incornice una fotografia, perché sono delle regole anche su come si incornice una foto e come si mette, come si espone. Ed è quindi un modo tecnico di imparare le cose, di farle davvero, non di farle approssimativamente, non di mettere i quadri per terra quando si fanno le gare di pittura, perché è una cosa assurda, cioè non rispetti l'opera, l'arte, la sensibilità dell'artista che ti fa un quadro, insomma. Quindi questo qui per me è stata una lezione della quale sono estremamente grato a Gaetano. Io l'ho perseguitato, facciamo quest'altro, lui pazientemente ha subito, infatti io dico rientra in paradiso ed io andrò in purgatorio per averlo perseguitato un po', insomma. Vabbè, diciamo che questo è il percorso fotografico, che è un percorso, per quanto mi riguarda, di un recupero di identità, nel senso che le fotografie, io non so quanti di voi le hanno viste, le ricordano, ma le foto degli anni 20, degli anni 30, delle famiglie acquarese, nelle case, in quelle case annerite dal fumo, con le coperte davanti alla porta, si può dire che stavano con delle case miserissime, dove c'era una miseria veramente spaventosa, scuotevano me, ma hanno scosso anche quelli che l'hanno visto. Cioè era un documento sociale, ma anche artistico, di grande valore a mio giudizio, sotto il profilo sociale, sotto il profilo culturale, sotto il profilo fotografico. Dopodiché lui ha fatto, questo l'abbiamo fatto nel 2019, credo, la mostra di... Dopodiché è venuto fuori, ha fatto il libro, era gente che fa il paese, così è il titolo. È la gente che fa un paese. È la gente che fa un paese. Che è stato presentato con successo in provincia a Salerno con Pino Grimaldi e con Luciana Libero, c'era Pino Grimaldi, tu che coordinavi la discussione, Pino Grimaldi. Poi c'era l'assessore Petrone. La Petrone. E basta, sì, poi io ti ho farfugliato delle cose che non si capivano, perché era quello che aveva seguito. C'era Pino Grimaldi, che purtroppo che non c'è più, che è un professore, un tecnico, anche un semiologo che fosse Grimaldi, sì, che è un esperto di fotografia, che illustrò molto bene la qualità delle sue foto, del suo libro. Quindi diciamo questo è stato un salto di qualità rispetto all'indagine che si fa sul paese, un'indagine di tipo fotografico ma di valore sia sociale che culturale che anche artistico a mio giudizio. Ci siamo rivisti, è finito il Covid, lui è venuto sfortunatamente, è tornato e quindi abbiamo ricominciato a, diciamo che questa volta è stato lui che ha spinto molto per fare la cosa.
Rossano è stato il più convinto di fare questa operazione, di allargare lo sguardo, insomma, di andare sulla fotografia in generale. Quindi cosa pensiamo di fare? Stasera facciamo una proiezione breve su quelle che sono le opere più importanti sulle foto storiche dei grandi fotografi. Con la scelta abbiamo fatto insieme, lui però la parte tecnica l'ha fatta lui, che la sa fare, e io ho imparato qualcosa, insomma, anche da questo qua. E questo è un primo momento. Dopo c'è una discussione, magari c'è Luciana che ci aiuta a discutere anche con Gaetano su problemi di carattere tecnico, di carattere. Poi si riapre la discussione, meglio, se c'è qualcuno che fa domande sulle foto, le vuole rivedere, vediamo, insomma, vediamo come si sviluppa la discussione e come si evolve la serata. Poi immaginiamo un secondo momento, scritto già nel programma, lo sintetizzo, faremo un secondo momento più tecnico, ma tecnico sempre di carattere generale, discutendo sulla foto, sul carattere, sulla foto digitale, sulla vecchia foto analogica, sui primori, come è nata la fotografia. Io penso che se uno capisce come è nata la fotografia, capisce anche come si usa una macchina fotografica nel giro di pochi minuti. Quindi mostreremo degli attrezzi fotografici vecchi, che adesso non esistono più, le macchine con l'otturatore, con l'obiettivo, con la pellicola dietro, insomma, per cui tu potevi fare soltanto o 16 o 36 fotografie, invece ora con un cellulare puoi fare migliaia di fotografie. Ma si perde spesso la qualità e la capacità di discernere. E quindi dopodiché sceglieremo in assemblea, se ci sarà un'assemblea, di fare una prova sul campo, cioè si fanno le fotografie. Chi ha il cellulare usa il cellulare, pazienza, ci rassegniamo noi fotografi all'antica. Si sceglie eventualmente il tema, se si vuole fare un'uscita insieme, se ognuno si fa le sue foto. Però c'è una scadenza, il 17 si postano le foto in forma digitale. Se qualcuno ha la pellicola le scannerizziamo, non credo che sia qualcuno con le pellicole, vado qua, dubito. e le mettiamo e le discutiamo, non è che facciamo una cosa a premi, vediamo che esce, insomma. Vediamo se è il caso di scegliere un tema. Lui suggeriva, Gaetano suggeriva di scegliere un tema sul paese, su come vedi a Quata, per esempio. Questo potrebbe essere un tema di tipo anche turistico, culturale, che serve, può servire può anche servire a vedere la nostra realtà con un altro punto di vista, perché la fotografia questo è, cioè uno attraverso la macchina fotografica da un lato racchiude la realtà in un quadretto che è molto più piccolo di quello che vediamo noi normalmente, che noi vediamo, abbiamo una 50 gradi, però in realtà noi abbiamo la coda dell'occhio, invece la fotografia ti blocca, ma se tu riesci a fare una fotografia di un certo valore, come quello che vedremo qui, non è più una cosa di 20 gradi, è una cosa enorme. E basta, io vi inviterei a guardare con attenzione, specialmente l'inizio. Noi abbiamo preso un pezzo di un film su Salgari, che è di Wim Wenders, che secondo qualcuno è un film noioso, invece è un film documentario. Io ho guardato per qualcuno che io non sono d'accordo, sono un entusiasta di Wenders. È un film su Sebastiano Salgado, che è uno dei più grandi fotografi della storia. E comincia così e poi continua con le foto dei grandi, di Manrei, ce ne stanno una quindicina, non giro, mi sono segnati, ma è inutile che li giro, poi sono scritti. Ma sono poche foto, dura 9 minuti. No. È una cosa breve, non sarete tormentati dalla cosa alzata a quattro ore. È importante guardare l'inizio e la fine, capire il significato di quello che dice. Ma si può chiudere un po', se non così è così. Sì, sì, no, beh, spegniamo le luci. Ma questo non lo vede. Dobbiamo prima sistemare. Possiamo iniziare. In greco photos significava luce e grafein scrivere, disegnare.
Un fotografo è alla lettera qualcuno che disegna con la luce. Un uomo che descrive e ridisegna il mondo con luce e ombre. Ho visto per la prima volta questa foto in una galleria d'arte, più di 20 anni fa. Non avevo idea dell'autore. Chiunque fosse doveva essere sia un grande fotografo che un amante dell'avventura, pensai. C'era un timbro sul retro e una firma, Sebastião Salgado. Comprai la foto. Il gallerista tirò fuori dal cassetto altre foto dello stesso fotografo. Quello che vidi mi colpì profondamente, specialmente questa immagine, il ritratto di una donna tuareg cieca. Mi commuove ancora fino alle lacrime, anche se la guardo ogni giorno, visto che è appesa sopra la mia scrivania. Una cosa l'avevo già capita di questo Sebastião Salgado. Gli importava davvero degli esseri umani. Questo significava molto per me. Dopotutto, gli esseri umani sono il sale della terra. La forza di un ritratto è che in quella frazione di secondo si coglie un po' la vita della persona che si fotografa. Gli occhi raccontano molto l'espressione del viso. Quando fai un ritratto non sei solo tu che fai la foto. La persona ti offre la foto.
Se metti diversi fotografi dello stesso punto, credo che faranno sempre delle foto molto diverse, perché necessariamente vengono da esperienze molto molto diverse, molto diverse. Formano il loro punto di vista, ciascuno in funzione della sua storia. Nuove dose di grandi fotografie, no? Io proponevo, dicevamo, Luciana Libero, che è una giornalista, una critica teatrale, ci ha scritto diversi articoli su Repubblica, sulla città, sulle esperienze fotografiche, che credo che da quale siano passate abbastanza inosservate, ma non va niente, insomma. E che ne so, mettiti qua, se vuoi. Cioè, io pensavo che lei colloquiava un po' con Guy. Come si dice? Guy. Allora, buonasera a tutti. E intanto mi fa piacere di essere qui ad Aquara. Io sono un po' come quelle ragazze che seguono le band musicali. Ragazza si fa per dire, però insomma sono una loro ammiratrice e seguo da qualche anno questa ricerca che stanno facendo, questi percorsi, e che sono una cosa che intanto mi hanno fatto conoscere questo paese che francamente non conoscevo. Beppe, tutto grazie a Beppe, che è un mio vecchio amico, e che poi mi ha fatto conoscere anche il lavoro di Bui Marino. Io sono rimasta incantata da questo video, a parte i libri di cui che avete fatto in questi 2-3 anni, no? Dal libro del muratore, c'è cioè questo percorso nella memoria, questa storia di valorizzare anche un territorio. Sappiamo come questi paesi stanno perdendo abitanti, come i giovani se ne vanno, cioè conosciamo questa storia e sappiamo come queste cose sono importanti. Sono importanti non solo sotto l'aspetto culturale, anche ma sotto l'aspetto, come dire, dell'impegno civile a favore di un territorio che sta perdendo la sua storia e la sua identità. E venendo a questo video, che mi sembra che abbiate fatto un lavoro molto prezioso, e mi sembra anche che ci sia un percorso logico, nonostante che siano autori molto diversi tra di loro, no? Perché tu passi da questo lavoro antropologico di Salgado, che descrive la gente, i popoli, le persone, la gente che lavora, gente umile, e passi poi alla foto stilizzata, di moda, però è come se fosse anche un percorso del Novecento, in cui passi da una realtà violentissima, forte, anche come dire, pesante, difficile, no? Come le foto di Salgado e anche di una Letizia Battaglia, di Shan, che sono anche quelle legate alla terra, alla loro storia, e passi invece all'artificio, alla costruzione artificiale, anche iperrealista, pop, di un La Chapelle che a me, devo dire, mi ha colpito moltissimo. Non mi pare che ci sia, non ho visto quella foto dell'ultima cena. L'ultima cena? L'avete tolta, l'ultima cena? Stata... Non l'ha tolta apposta, con grande gioia. Beh, che invece secondo me era... Allora, mi farebbe piacere di capire, sia con Beppe che con Gui Marino, insieme a voi, capire un po' se questo percorso è stato voluto o se invece è casuale, alla fine, nella scelta di questi grandi maestri, siete riusciti a costruire in fondo un discorso. Mi vuoi rispondere tu, Gui? Gaetano. Sì, sì. è stato voluto il percorso, non è casuale. Cioè, abbiamo cominciato dal Salgado, Curses, cioè la fotografia prima non era considerata arte.
quando penso che sia stato Kersas lui che hanno incominciato a vedere la fotografia come arte, no? E allora siamo andati dall'arte all'artificio comunque, con La Chapelle. So che altro ho detto. Quindi c'è questo filologico che lega questi vari autori. Che, sì. C'è la fotografia. Cioè si inizia a. Cioè fotografia, fotografia, dipende dal fotografo, come dice Salgado, che cioè dall'esperienza del fotografo nasce la foto che, cioè quella prodotta. I don't know. Comunque è un percorso che hai fatto anche tu, no? Hai fatto un percorso che è partito dall'immagine, poi hai fatto la fotografia di moda, fino poi a lavorare anche sulle facce, sui volti, sulle un po' come ha fatto Newton, no? Costruire delle immagini. Sì, ho iniziato come pubblicitario, no? Io lavoravo in pubblicità, creative director for agenzie di pubblicità di New York. Cioè ero io che assumevo i fotografi come La Chapelle o altri. E gli dicevi che fotografie fate? E gli dicevi che foto fate? Sì, sì, e dipende. Che... Cioè la fotografia dipende dalla... Cioè l'idea che dettava il tipo di fotografo che prendi. Poi di là... cioè adesso che ho lasciato il mondo pubblicitario mi dedico più alla parte artistica della foto. No, io volevo, siccome Beppe prima ha fatto una battuta su, dice lui è stato molto persuasivo perché viene dalla pubblicità, dalla propaganda, io sono più di sinistra. Era buono, era ironico quello, non era. No, non me ne ero accorto, sai, pensavo che era serio, peccato. No. Volevo capire, cioè viviamo, faccio un discorso anche un momento serio, no? Siamo in una fase della nostra vita in cui il mercato è diventato oppressivo, invadente, eppure il mercato, senza il mercato tanta arte non ci sarebbe stata, no? Cominciare anche dalla tua esperienza, dal tuo lavoro. Come possiamo uscire da questo equivoco e liberarci un po' di più dal mercato, però mantenere anche l'importanza del mercato, perché altrimenti anche l'arte stessa, no? Cioè a Salerno hanno fatto una battuta, siccome i salernitani sono in polemica con Napoli perché pensano di essere più importanti di Napoli, e hanno fatto una battuta sulla Venere degli stracci, che in fondo poi che valore poteva avere, quanto avrà speso un pistoletto per mettere su degli stracci, quindi quell'opera in fondo non aveva un grande valore, quindi hanno dato una valutazione proprio, come dire, tessile dell'opera, no? Allora, come se appunto non conoscessero tutte le vecchie storie sul mercato e sull'arte, cioè l'arte senza il mercato non esisterebbe nemmeno, no? Allora, come possiamo fare per uscire da questa dicotomia che è diventata un po' opprimente, no, negli ultimi tempi? Bella domanda. Non so, è molto difficile. Cioè, il mercato è mercato, senza, cioè, pensa, prima c'era la Chiesa che... commissionava, era arte o era mercato, non so. Certo. Era arte, secondo lei mi insegna, però non lo so, cioè praticamente tutta la produzione religiosa del Rinascimento di prima, cioè era commissionata dalla Chiesa perché era uno strumento di grande influenza, era come la pubblicità di adesso.
Beh, la Chiesa è il committente, quindi il committente, perpetuarsi nei secoli, e quindi chiamava gli artisti a dipingere la Bella Sistina. E perciò poi la Chapelle fa l'ultima cena. Vai in camera, perciò poi la Chapelle recupera questa iconografia sacra, no? Ma la scuola la prende in giro, anche se in modo, con una tecnica molto da fare. Beh, non è che la prende in giro, citazionista. La schittizza. Un commento. La schittizza, se tu l'ultima cena che gli è scappata, io sono contento, papà, era un bravo, benissimo. Peccato, invece a me piaceva molto. Lo so che a te piace, e a me non piace. Abbiamo il regista lì, che la Chiesa facciamo ci sta facendo dei segnali. Ma parlavo su di tre, c'è da dire qualcosa. Allora io sono perplesso. No, finisci tu, poi magari facciamo. Sono perplesso sulla Chapelle, perché è vero che è espressione di una crisi, secondo me. Però l'ultima cena tradotta in uno spettacolo pop di strano, non è smitizza l'ultima cena. Io non sono un cattolico, non sono un religioso. Però sono un conservatore rispetto allo spirito dell'arte, e questo è, secondo me, è l'espressione di una crisi senza futuro, però, perché non la Chapelle non va dare foto né come Salgado né come quello che ci si dice. Come dice Salgado, dice la foto, se lui l'ultima cena la vede così. Ma mentre ci sta la frase di Adorno, che io non ho osato dire perché non mi riesco, una cosa che è abbastanza critico, che dice che l'arte si libera dalla menzogna della verità, nel senso che una vera opera d'arte non dice la verità, ma qualcosa di più profondo, che è una verità profonda, non è la verità nazionale, la verità della fotografia, che tu fai da fotografi la faccia di uno della realtà, insomma. E allora i fotografi della crisi, come la Chapelle, fanno una, come dire, riproducono una riproducono demitizzando un mito, diciamo così, ma non sappiamo dopo, loro non sanno, né gli interessa che cosa dobbiamo in sostituzione di... Vabbè, però comunque l'opera poi loro non l'hanno vista, magari se qualcuno pubblico vuole dire qualcosa su questo video... C'è la pietà, è la stessa cosa, perché lui c'è un Cristo che sta con una donna un po' così tutta colorata, con un tipo con la barba che sta steso, che è la pietà di Michelangelo, indubbiamente, che purtroppo la dimetizza completamente, cioè tutta un'altra... Sì, però vabbè, è un'operazione... però alla fine lui riproduce un sentimento religioso, cioè l'ultima cena che ritrae questi giovani, quei tatuaggi che stanno ricordando l'ultima cena, ma che di fatto è come se fosse una festa rave tra questi giovani, sì. Infatti lui ti ripropone il presente, ti rilancia il sacro, cioè non è molto religioso poi alla fine, perché l'ultima cena diventa una cosa della contemporaneità, un'immagine della contemporaneità. Ma questo qui è una lettura che rispetto, ma però ho qualche perplessità, sarà la mia conservatorismo. Volevi dire qualcosa? No, io chiaramente sono un profano e poco per quanto riguarda la fotografia. Tutti, tranne cui, siamo tutti profani. Io no, voglio solo fare una riflessione che chiaramente questa è anche figlia di quella che è la mia posizione, diciamo, di come funziona il mondo, nel senso che io volevo riallacciare a quello che hai detto tu prima a proposito di come fare a mantenere un livello artistico, visto che il mercato delle volte, ahimè, porta, diciamo, a delle forme o che a noi non sono al momento valutabili, e quindi forse poi un domani qualcuno dirà che sono opere d'arte, oppure effettivamente c'è un problema che credo che non sia un problema insito nella fotografia e nell'arte, ma è insito nella società di oggi, e che l'unico metro di valutazione è quello, come devo dire, del guadagno, cioè di un mero numero. La società di oggi, se noi andiamo a valutare in qualunque campo, ha una degradazione
E questa degradazione è figlia del fatto di una serie di statistiche numeriche, poi non voglio addentrarmi, come delle volte Beppe mi prende in giro, su questioni economiche, ma se l'unica stella polare di oggi è quella del successo, è un successo che è quantificabile in denaro, è chiaro che a questo punto se io faccio qualcosa e vale più e fa guadagnare più di quello che fai tu, quello che faccio io va bene, quello che fai tu va male. E io questa cosa la noto per esempio nella scuola, lo noto in qualunque livello della società, cioè io credo che per poter dare una valutazione delle cose bisognerebbe svincolarsi da quello che può essere appunto il successo nell'ambito del mercato. È che tu oggi c'hai un problema in cui il mercato è diventato dominante, mentre prima c'era un rapporto tra arte e mercato, adesso c'è, come dire, c'è un'intera letteratura su questo, no? Però oggi tu, non so, il teschio con i diamanti, come si chiama l'autore del teschio? È un'opera in cui il mercato è dominante, perché è un'opera che vale milioni di dollari e che, come dire, il suo valore è soprattutto quello economico, che prevale sul fatto artistico. Allora qui tu c'hai un problema, no? C'hai un problema in cui è il mercato stesso che è l'arte. E allora è qua che non funziona, che c'è qualcosa di patologico. Sì. Questo che, di cui volevo far parlare lui, no? Ne esci come? Se continui non solo a dipendere dal mercato, ma addirittura è il mercato che decide. Sì, no, cioè non è più l'autore, l'artista che decide e che va sul mercato. E quindi quello è un fatto di equilibrio normale, no? Cioè l'artista deve anche vendere. No, è il mercato che decide l'artista. Esatto. E questa è la stessa dinamica di quello che potrebbe essere una scelta di un governo. In realtà fa delle scelte non basate su delle chiaramente posizioni politiche condivisibili o meno, ma sul fatto che un mercato va in una certa direzione, quindi il mercato detta in qualche modo la linea e bisogna uniformarsi. Sì, e questa linea non è per forza una linea di qualità. Questa è la mia opinione. La soluzione, la ricetta c'è, che è quella di antica, nel senso che cioè, se tu prendi la storia dell'economia dagli anni 70 in poi, Keynes, che era quello che sosteneva che lo Stato è necessario per regolare il mercato, Keynes, se tu parli come keynesiano, ti uccidono, è più pericoloso Keynes che Marx. Marx ormai non... quello ormai è un oggetto da museo. Ha indovinato sui monopoli, eccetera. Aveva anche il Times qualche anno fa detto che Marx aveva individuato giustamente il mercato che si accorpa e diventano i pesci di azione più grandi. Ci sarà un solo padrone. Aveva ragione, però peggio per lui, però di testa ha sbagliato tutto, quindi la rivoluzione se non l'ha fatta, quindi la deve... Ma l'inglese... Maynard Keynes spiegava che l'unico modo per arginare la strapotenza del mercato, che secondo l'arte, la politica, si accatta tutto, che mo, quelli che comandano sono i BlackRock e gli altri due che hanno tutto l'oro in mano, che hanno un bilancio che sono il triplo dell'Italia, insomma, l'unica cosa che è lo Stato interviene, dice, un momento, dice, alcune cose le faccio io, tipo l'energia per esempio, tipo le telecomunicazioni. Con i rischi che ci stanno dall'altra parte, che Berlusconi diventa proprietario della televisione dello Stato, però con un'ottica di presenza della politica che recupera il suo ruolo, perché ora la politica prende ordini da un politico. Però io più che siamo passati sul discorso politico. Per esempio, c'è una piccola risposta a questo discorso del mio, cioè io vorrei rimanere nel campo dell'arte. Il ragionamento che fai tu riguarda la politica più che lo Stato, no? C'è la politica che deve uscire dalle logiche del profitto e quindi dare indicazioni diverse. Però per esempio l'operazione che ha fatto Banksy, no? Cioè di sottrarsi al mercato, di essere invisibile, è un modo di rispondere a questa oppressione. Quindi ci sono anche delle possibili scappatoie. Che ne pensi? Vabbè, Banksy poi è stato
Cioè, vai a comprare il Vansky adesso. Cioè, infatti lui ha fatto l'opera che è caduta e si è autodistrutta, no? Ma sì, ma è una quella è così aumentato in qualunque. Lo so, però è un'opera. Posso aggiungere una cosa? Certo. Secondo me, allora, noi dobbiamo fare una considerazione che è questa. Oggi noi viviamo in un contesto dove siamo pieni di soldi. Abbiamo tanti di quei soldi. Ma chi? Non io, tu parla per te, com'è? In generale hanno una piccola percentuale della popolazione è piena di soldi. Tu hai citato prima Hirst, lui ha citato Bansky. Allora, innanzitutto cominciamo a definire che cos'è arte, questo è importante. E voglio ritornare anche al tema della serata. Sì. Quindi molto probabilmente vogliamo iniziare un percorso che porta a definire un qualcosa che piano piano diventa arte. Innanzitutto il mercato riconosce ciò che è arte, perché i nomi che noi abbiamo citato sono indubbiamente artisti. Perché si paga un Leonardo da Vinci 500 milioni di dollari? Che è una cifra sproporzionata, non esiste, perché tu con 500 milioni di dollari puoi comprare il mondo. La si paga perché è un unico. Ammesso non concesso che quel Redentore sia poi un originale di Leonardo da Vinci, è un unico, non esiste un'altra cosa di un artista ormai affermato e riconosciuto. E la stessa cosa vale per Bansky. Bansky, che secondo me qui dovremmo capire se è un artista o un grande comunicatore, ma al di là di tutto lui ha scelto una via molto originale, nascondersi, perché così poteva essere notato prima. Ma è indubbiamente un artista che sia poi un grande comunicatore. Allora il mercato riconosce a prescindere qualcosa che è artista, è arte. Certo. Non la promuove, no, non sono d'accordo. No, la promuove in maniera diversa, attraverso... Promuove quelli che sono dei cibi. No, Beppe, non dobbiamo generalizzare, perché se noi andiamo ad analizzare, noi andiamo un attimo a vedere con grano sale, se effettivamente sono 7, 8, 10, 9, non sono di più, che vengono poi strapagati, io dico, perché effettivamente vengono riconosciuti come artisti. Sì, però se tu fai... Allora, tu se parti da San... Vedo la fotografia che conosco appena ancora la fotografia. Se parti dai grandi come Salgati, come Omar Rey, che era un futurista, se si dice futurista, quello era un pittore. Quelli là sono, come dire, sono come se fossero tipo, sono nati prima e sono stati riconosciuti. Ma se vai adesso, un artista che si afferma adesso, No, dove stanno? Cioè noi, l'unico fotografo allora, contemporaneo. Noi non conosciamo, perché noi queste tendenze non le seguiamo, però ci sono dei critici che stabiliscono chi è l'artista. No, non sono d'accordo con te. Cioè perché noi riusciamo a trovare solo La Chapelle come contemporaneo? È vero che la battaglia è morta 3 o 4 anni fa, però tutte le fotografie che abbiamo risalcato le ho fatto sono già foto digitali, però sono gli anni 80-90. Ma dal 2000 in poi trovi La Chapelle come grande artista, ma ne trovi altro? Non esiste, perché non esiste? C'è Warhol. Ma Warhol è anni 70, anni 80. Prima di Chapelle. Sì, ma La dopo... Chapelle è stato influenzato da Warhol. Sì, ma dopo La Chapelle ci sta un Salgado che trovi. Non esiste, cioè secondo me il mercato stabilisce, è come la musica. Comunque è il mercato che stabilisce che deve fare l'artista, non è l'artista che esce. Il mercato che stabilisce sono d'accordo, però attenzione, il mercato è anche abbastanza specializzato e competente nel riconoscere poi i veri artisti. Io sono d'accordo. È perché i nomi sono sempre se tu fai l'immagine pittorica, fai la musica, se tu senti, io seguivo la musica qualche tempo fa, anche se in modo pedestre, insomma, no. Che cosa dicono i musicisti di adesso? Che mentre prima ci stava il produttore che gli arrivavano in beat, se ci abbiamo questa roba che fa schifo, comunque proviamo, mettiamola sul mercato e vediamo che succede. E questo è un successo enorme. Adesso non succede così, adesso è il produttore che dice che musica devono fare. Perché è subentrata una sorta di consumismo in questo modo di fare, capisci? Perché le cose devono durare molto poco e quindi hanno bisogno di essere cambiate rapidamente. La bocciano perché non risponde ai criteri di fare subito, fare soldi e poi fanno un'altra dopo.
Comunque a New York che ne pensano di queste cose? Se ne occupano o pensano che invece roba vecchia sono retaggio del Novecento, discutere ancora di arte al mercato? No, è arte che è apprezzata anche Salgado e l'altro. Ma perché sì. No, ma questo dibattito c'è a New York, c'è ancora questo interesse a ragionare intorno a questi temi. La libertà dell'arte. Sì, c'è sempre, no? No. A New York c'è di tutto comunque, no? C'è sempre, nascono sempre cose nuove, allora c'è interesse con qualunque tipo di arte. Allora tu starei anche nei prossimi appuntamenti sulla fotografia? No, forse la parte tecnica, non so. Cioè, è chiaro che ci sarai venuto, ma comunque dobbiamo dire che noi presenteremo il libro che fa lo Stig sul fotografo Mutatore. Cioè che sono delle foto fatte, alcune che stavano nella mostra, altre nuove che abbiamo scannerizzato, che ha fatto lui, ho fatto io, mi ricordo. E penso, quando lo facciamo? La bozza l'abbiamo fatta. Che è un bellissimo libro secondo me, perché cioè noi l'abbiamo visto in fotografia, però se tu hai delle foto che raccogli in una l'hai già fatta, la posta, ecco la posta che ho dato. Ecco, e poi la presentiamo, vediamo se loro ci danno la sala. A me faceva piacere sentire qualcuno del pubblico. Io volevo fare una piccola domanda che è una sollecitazione magari sul carattere un po' più tecnico, estetico, e quindi mi rivolgo a Gaetano Marino. La gran parte delle foto che abbiamo visto sono in bianco e nero. Perché noi siamo così affascinati dalle foto in bianco e nero quando la naturalità del nostro sguardo è a colori? Perché, diciamo, tendenzialmente le foto a bianco e nero ci piacciono di più? E poi nella realtà delle cose noi guardiamo le cose a colori. A colori. C'è un elemento di artificio, per cui pure nella fotografia, in quella che ci piace di più, c'è, come dire, un elemento di mistificazione, vorrei dire. Non so, la fotografia è iniziata come bianco e nero, ma anche quando fai il ritratto, sì, forse più vedi più l'anima della persona, non so, è più... cioè non sei distratto dai colori, Proprio Salgado dice che la fotografia a colori distrae, tiene troppi elementi, non riesce a colore. Mentre il bianco e nero ci dà proprio l'essenza, no? Però io che cercavo la fotografia, la leggevo, quello che dicevano i fotografi, ci sta Fontana, quello che fa le cose così e fa anche delle cose, lui fotografa solo a colore, perché dice noi vediamo a colore e quindi le fotografie devono essere a colore, quindi è una teoria opposta. Però il fascino... Vabbè, ma il tipo di foto che fa lui, no? Bianco e nero non... Non si potrebbero fare. Ma io mi dico... bianco e nero è molto più bello. Ma però c'è un dato da cui, se tu mi dicevi, ma a voi piace il bianco e nero, ma io ho fatto le fotografie del compleanno in bianco e nero ai bambini, facevano schifo. E per forza che tu non puoi fare le fotografie. Cioè, una cosa è un'opera d'arte, ma non è che non è un matrimonio. Ma un matrimonio c'è qualcosa di nostalgico, una foto romantica, che ne so. Ma è evidente che ci sono proprio degli spazi cioè in cui il bianco e nero lo puoi usare, e dei contesti, quindi è chiaro che se tu fai il compleanno ai bambini, lei pensava che erano più artistici con il bianco e nero. Ti sembra saudino? No, è convincente, però rimane quel residuo di perplessità. Il mistero della fotografia, perché come dice, cioè la fotografia in bianco e nero sintetizza delle sensazioni che tu non riesci a spiegare. Ci sta, come si chiama, il francese, il semiologo, Roland Barthes, che dice che tu una fotografia antica, giallita, con un pezzo di carta, delle volte succede che ti punge,
lui parla di un punto, non so il termine relativo, ma a dare una spiegazione, se, perché ti fa questa cosa, no, non sei in grado di spiegarlo, insomma. Però è una foto che diventa importante, che poi la dicono, stranamente tutti quanti hanno la stessa cosa. E ma quindi... ci sono delle eccezioni, se guarda McCurry, quella foto della... E quello di bianco e nero. No, anche il bianco e nero andrebbe bene, ma a colori funziona. Certo. Della National Geographic. Infatti McCurry fa tutto a colori, bianco e nero. Bianco e nero è molto molto bello, indubbiamente. Sì. La campagna Benetton a colore è molto molto bello. Ma che lo fa... Quelle del Lights, ad esempio, ti ricordi? Quelle, quei bambini, bianco e nero. No, il fotografo di Benetton. Oliviero Toscano. L'hai detto, non ho sentito. Oliviero Toscano. No, a me Toscano non lo so. Tu come tecnico, come lo giudica Toscano? Pubblicità. È solo pubblicità, non è niente altro. Però il mercato lo prende. Anche il mercato, sai chi sa quando sto, lo prende. Questo è un esempio di quello che secondo me non è caso. Però se il mercato lo premia, è bravo. Benetton lo premia. Sì, però non è mai riuscito a diventare un grande artista, Oliviero Toscano. È stato un provocatore, secondo me. È un buon pubblicitario, uno che ha fatto... Un provocatore su alcune cose. Sì, ma sempre nel campo pubblicitario. Cioè, non sì, come artista. Conosce lo strumento e soprattutto ha saputo, come dire, proporla al momento giusto, all'interlocutore giusto. Sì, però è rimasto dentro quel campo. Non è mai passato al campo, di dire, un grande artista del, cioè, come questi qui, no? Cioè, non è mai arrivato a questi livelli qua, cioè, che sono sublimi, insomma. Una scelta, mi sa vai, perché non è un artista. Allora, ragazzi, forza, coraggio, c'è un fotografo qui di livello internazionale. Approfittate, fategli delle domande. No, parliamo di mercato. Luciana, si convincono dicendo se vogliono farsi fare la fototesta costa $5,000. No, ma anche perché il video secondo me è stimolante, insomma, no? Quello è un overdose di quello della video, la fototesta. Allora, che cosa vi è piaciuto di più di questo video? Facciamo voi delle domande a voi anche molto semplici. Su, vediamo chi ha studiato. Avete visto? Che cosa vi è piaciuto di più? Quali immagini vi hanno colpito particolarmente? Vediamo quelli che stanno lì nella picciolaia. No, sono appena arrivati. Noi poco fa siamo arrivati. No, loro non sono giustificati ancora, quindi... Per il ritardo. Stai dicendo, scusa? No, noi poco fa siamo arrivati, quindi non abbiamo visto le foto, se avete trasmesso qualcosa. Vabbè, però loro lo possono replicare, lo possono replicare. Lo mettiamo senza... Ma chi è che toglie l'audio? Lo mettiamo basso. Mi suggeriva lei di mettere... Infatti, non lo ricordo, ma mi siete scordati. Ma siamo così, sono difesi, ma né mi appello ai tecnici della sala qua. Come ho detto, non da 6 minuti. È andato in stand by forse. Arturo, intervieni tu, perché io penso di aver finito. Allora, se non avete delle domande, vuoi dire tu qualcosa, Arturo? No, no, in greco photos significava luce e grafein scrivere, disegnare. Un fotografo è alla lettera qualcuno che disegna con la luce. Un uomo che descrive e ridisegna il mondo con luci e ombre. Ho visto per la prima volta questa foto in una galleria d'arte più di 20 anni fa. Non avevo idea dell'autore. Chiunque fosse doveva essere sia un grande fotografo che un amante dell'avventura. C'era un timbro sul retro e una firma. Sebastiano Salgado. Commentate le foto. Va bene, io vi ringrazio e lascio la parola a loro. Sì. Commentate le foto.
Salgado. Salgado è uno che credo queste foto le abbia fatte già con la macchina digitale. Infatti è stata anche una pubblicità della Canon che diceva che gli ha fatto la macchina fotografica apposta per lui, anche con un formato un po' diverso, da 35 mm. E dato, non lo so, se ne sai qualcosa io che devo dire. No? Poi il commento sulla qualità della foto dovrebbe farlo più lui. Ma questa qui, Salgado ha fatto due cose. Una è quando è stato in Brasile, queste sono credo che siano la miniera d'oro brasiliana, che non so come si chiama, che è una cosa impressionante, con un grande successo, no? Perché ci sono migliaia di uomini accatastati che scavano oro. Però qua vedo che non ce ne siano di queste foto. Ce n'è. E poi ha fatto un altro bellissimo servizio che si chiama Genesi, che è un librone che costa 70 euro, che io devo sempre comprare, ma no. Ma rinvia sperando che diminuisca il prezzo. Questo è Genesis. Ma lui è quello dell'avvoltoio, il bambino con l'avvoltoio? No, non la conosco. Ah, mi pare in Sudan la fece, non sono sicuro. Non mai riesco a ricordare. Cioè, guarda, c'era tutti l'avvoltoio che aspetta il bambino che sta morendo di fame. E può darsi che sia così. Sì. E questo qua è girato in India, in Afghanistan, insomma. Questo è quando ha girato il mondo in crisi, insomma, guerra. Lui dice che ha scosso profondamente le guerre, perché è stato in Africa. E questo invece è Genesis, che è la rinascita. E queste qui sono sicuramente foto molto nitide, quindi sono foto digitali, credo, sicuramente al 90%. È la seconda fase. Questa è Letizia Battaglia, non so se qualcuno la conosce, che è stata una grande fotografa siciliana, ha fatto molte foto di cronaca, nel senso che faceva le foto di mafia. Noi ne abbiamo messa solo una qua, ma c'erano foto terrificanti di morti ammazzate, che lei stava girava per Palermo e quindi capitava spesso e volentieri. Compreso l'uccisione di Mattarella, lei c'era e ha fotografato poi quando tiravano Mattarella dalla mano. Questo è Bishop, che è un grande della Magnum, l'agenzia Magnum, che è stata una. E lì pure c'era il mercato, ma la Magnum ovviamente è scomparsa perché travolto dal mercato, ma la Magnum era. No, è stata comprata. È stata comprata, ma esiste più. Ma non esiste più come esisteva prima. Non ci stanno i grandi che producono per la Magnum. C'è Bischoff, Capa, anche Bresson stava nella Magnum. Non so, ci stanno. Altman forse stava pure nella Magnum. Di questa potenza no. Sono, diciamo che Bresson è la storia antica, infatti a me non piace più tanto. Ma Capa è un fotografo di guerra, un fotografo. Diciamo che se tu ci è stato fidanzato con Ingrid Bergman. Capa. Sì. Che era. Con Ingrid Bergman. Ah, con la Bergman? Sì. No. La quale ha fatto un film sulla vita della Bergman. Però Capa, la sua fidanzata iniziale in Spagna morì in guerra, mentre faceva. Perché lui era la fidanzata, che non so. E lui è morto in Indocina, Capa, sempre in guerra. Quindi era un fotografo di guerra a tutti gli effetti. Gardin, Berengo Gardin è un fotografo italiano che è nato con la foto sociale. Lui ha fatto le fotografie nei manicomi, quando si aprirono i manicomi, ha fatto un sacco di foto in bianco e nero. Quella l'avete messa voi? Ce n'è una lì. Poi dopo questa qui è il vecchio Berengo Gardin, quello che fotografava i matti, tra virgolette. Qua invece è la versione più recente di. Gardin è vivente, è uno che va in giro, fa le. Magari se lo invitavamo. Salgado vivente. Anche Salgado. Però Gardin è ancora militante, va a fare i convegni, lo chiamano, spiega, è stato a Sarno, non so, nell'Arco di San Cerino quell'anno scorso. Altman è un raffinato, non lo conosco molto. Però sono delle belle foto. E sono anche, insomma, un po' scioccanti. La Argus è una grande, la Argus dice. Però sono foto di. Non bisogna vederne molto per capire
L'Agus racconta la società americana nei suoi aspetti più strani, più deteriori, è una critica sociale che fa. E questo è un grande lo stesso, anche se lo conosco. Ricorda il quadro del circolo, il mondo nuovo. Questa è una foto famosa, però io Kers me l'ha suggerito Gaetano, che io lo sapevo ma non lo riuscivo a individuare. McCallin a me piace, anche se no, McCallin, questo è anche un fotografo di guerra, che è morto giovane questo qua. Questo ha fatto delle bellissime foto a Belfast, solo che questa sarà di Belfast, ma non le ho trovate sulla Mayer. La Mayer è un esempio straordinario di mercato al contrario. Questa qui era una badante, una che faceva, che però stava sempre qua a Rolleiflex. È morta e hanno scoperto che è una grande fotografa. Cioè, questo invece è vecchio, è Manrei. Questo era un pittore futurista, però è diventato famoso per le fotografie e non per i quadri. Quindi questo appartiene agli anni 30, insomma, è tra i più. Questo è un fotografo vivente, un siciliano. Bellissimo. Che sono belle, sì. Sean è anche uno che va in giro, siciliano. Ma è anche uno che se lo chiami va girando, parla, è un combattente. Questo è McCarthy, che fa solo colore. Questo è anche un fotografo che è iniziato come fotografo di guerra e poi ha girato. E poi, certo, sì. E questo è quello è il mondo di. Questo è il precursore del mondo di dove lavora Gaetano, credo. Anche Newton è la stessa cosa, no? Cioè la moda, con queste donne con le gambe che sono lunghe 3 metri, qua 2 metri, non so. Donne, però insomma elegante. Questa è la Rossellini, ma l'attore chi è? Cosa? Non è un attore, è il direttore. Ah! E questo è quello che a me non mi piace. Questa mi piace, questa è una bella foto. Questa era sulla copertina di un disco di molti anni fa, però. Questo è recentemente è stato mostrato a Milano. Hanno fatto una mostra, sì. Sì. Ah, poi qua c'è Salgado che dà l'ultima spiegazione e spiega anche il sorpello. Se metti pausa, giusto così ci avviamo alla conclusione. Scrive un'amica, nonché socia dell'Alvear, Stefania Scozzaio, ora ci provo a leggere senza occhiali, dice: conta più la tecnica o l'emozione che una fotografia può suscitare? Quando una foto è una buona foto? Prego, e con questo poi passiamo ai saluti. Chi vuole rispondere? Una foto, quanto dice una storia, quanto ti dice qualcosa, no? Quanto comunica l'emozione. La tecnica può essere anche secondaria. Puoi avere un'immagine sfocata, non nitida, ma se ti suggerisce un'emozione, è una buona foto. Sì, però un fotografo professionista deve per forza conoscere la tecnica. È difficile che uno che non sa la tecnica fa delle belle foto. Gliene esce una a una, ma poi non credo. Infatti io sono un bravo fotografo oggi, perché ne posso scattare 10.000. Vabbè, perché statisticamente. Bisogna anche saper scegliere poi. Beh, 10.000 a caso. Quantità, tu sei sulla quantità. No, perché non so fotografare. 10.000 potrebbe essere che non esce pure. Esatto, faccio una questione statistica. Però, esempio, è come se dai la macchina di scrivere una scimmia. Che si presentava come esatto. Fotografo dilettante, era uno che contraddiceva questo ragionamento. No, se n'è andato il nipote, vedi che il fotografo dilettante, che non era acculturato, scriveva all'Agufa,
Me l'ha raccontato. Calagrafa, dice, vedi, io qua sviluppo la temperatura, ma mi esce di sovraesponere, che devo fare? E quelli rispondevano, usa un, diluisci meglio il colore. Cioè, cercava di imparare, però riusciva a fare delle cose. No, non cercavo di imparare, lui aveva una tecnica quasi perfetta, che te lo può confermare lui, cioè, tutti i negativi erano buoni. Vabbè, senza aver fatto nessuna scuola però, no? Ma non è che mica devi fare la scuola, se fai la scuola di fotografia non vai a fotografia. Cioè la tecnica, lo dice un grosso fotografo, la tecnica uno la impara in due ore, in due giorni, non è un grosso problema, non è che non puoi sapere niente di tecnica. Ma la tecnica del fotografo simulatore è molto più complicata, perché quello deve sapere sviluppare, deve sapere esporre, deve sapere sviluppare e deve sapere stampare dopo, con agenti chimici, quindi lui era un genio rispetto a noi che andiamo facendo fotografie gratis. Ma c'è sempre un post-production, come si dice? Post-produzione. Oggi c'è Photoshop. Vabbè, prima lavoravano nel... prima, ma lui alcune aste sono pitturate, che lui chiude il fa un trucco, insomma, nel senso che toglie uno e mette solo un altro, insomma fa dei trucchi, però intervenendo sul negativo. Va bene. Va bene. Beppe, vogliamo chiudere? E chiudiamo con l'invito al quando è il 14? Il 12. Il 12 facciamo una, parliamo della macchina fotografica, della tecnica per sommi capi. Se riusciamo a trovare qualche vecchia macchina, io ce n'ho una, qualche, vediamo se qualcuno avesse una foto, una macchina di banco. L'11 agosto. No, il 12 abbiamo cambiato. Abbiamo cambiato perché c'è il canto piccolo e temevo che noi gli... Scusate allora. No, io sto passaggio. sei distratto. Quindi sabato 12 agosto, ore 21. Allora, 21. Si parla della tecnica fotografica, però soprattutto si decide come uscire per fare le prove fotografiche. Quando uscire, ok. Quando uscire, se scegliete un tema, se... E poi il 17 ci guardiamo le foto che abbiamo fatto, okay. Secondo i criteri che abbiamo scelto, insomma. Sono d'accordo, siamo d'accordo, sono ho detto bene. Va bene. Non si è capito niente, comunque. Ma come non si è capito niente? Non si è capito niente? Non si è capito. Vabbè, provvederemo un post. Ma c'è scritto pure. Abbiamo capito, Beppe, che... si capisce meglio quando scrivi che quando parli. Questo qui è vero. Imparerò un giorno quando sarò morto, imparerò a parlare. Però poi sarebbe anche l'ora di vedere delle tue fotografie, no? Beh, prima o sì. Poi. Dopo, diciamo questa cosa. Prima o poi dovremmo arrivare a vedere le tue fotografie. Sì. Che tu poi ti nascondi. Fa delle belle foto. Ok, prossimi appuntamenti, giusto per informare sia gli amici presenti che chi sta seguendo da casa. Allora, il 12 ci vediamo qui per il corso di fotografia, siamo per questi incontri di fotografia. Livia, quando ci vediamo invece con l'Ortica? Il 14 agosto, sempre qui alle 19. Perché cosa c'è? Presentazione del libro di Gianni Mauro. Quindi il 14 agosto, ore 19. Ci sarà la presentazione di un libro a cura dell'associazione culturale L'Ortica. Poi invece il 16, Antò? C'è un'osservazione astronomica. Il 16 ci sarà un'osservazione, credo, nel campo sportivo. Penso che non ci dovrebbero essere problemi. Quindi con l'osservazione, l'associazione... Vabbè, uscirà la locandina domani. Uscirà la locandina, quindi ci sarà una serata di osservazione astronomica il 16 agosto. E poi ci sono gli scacchi. Poi domani sera c'è il corso di scacchi qui. Chi ha voglia di seguire un corso di scacchi con una lezione da remoto con un maestro di scacchi, ci vediamo qui domani sera alle ore 9, perché alle 8 c'è il corso per i bambini. E basta, diciamo, per il prossimo appuntamento. Eh sì, è un posto pieno di iniziative. Sì, Teresa, dimmi. Devi mettere lo scritto. Cosa? Una tabella. Ah, ok, sì, faremo. È tutto il programma. Sì, sì, sì. Come sì. Faccio a tenere in mente
Ah, 10 sera, c'è la guarda che mi si offende. Ah, ecco, questa è una cosa per... Il 10 sera, sulla pagina Facebook dell'Alveare, ci sarà la messa in diretta streaming per tutti i concorrenti che hanno partecipato in questa edizione, l'annuncio dei 5 finalisti che poi si esibiranno ad Aquara il 23 agosto. E sarà anche l'occasione, molti di noi qui che hanno partecipato con le riprese, quindi ci rivedremo in questo film event che dovrebbe durare 2 ore e 10, 2 ore e 20, sia su YouTube che su Facebook. Una bella tabella. Vabbè, allora chiudo. Chiudiamo con zia Teresa. Un saluto, zia Teresa. Ciao. Grazie a tutti e anche agli amici da casa. Buona serata.